Adesso scorreranno per qualche minuto gli scenari e poi votiamo. Pronti? Allora, chi ritiene che la proposta corretta, appropriata sia la proposta 1? Rispetto a quello, agli scenari, rispetto quale dei tre? No, non quello che è successo davvero. Il paziente è deceduto, questo è purtroppo un dato di fatto. Ma rispetto a alla richiesta fatta dalla moglie e a quello che avevamo raccontato prima, qual è il percorso più appropriato, nonostante il fatto che il paziente sia deceduto? Scusate, forse non ci siamo spiegati bene. Allora, vogliamo rivedere rapidamente il caso, ma proprio rapidamente. No, allora il caso vi è chiaro. Ok, ok. Allora, il centro di ascolto ha simulato, nel senso che chiaramente nessuna delle tre cose è quella che è veramente accaduta, una è la più vicina, ok? Nel primo scenario vengono fatte queste azioni, ok? E il paziente decede in ospedale perché sviluppa complicazioni e una setticemia. Nel secondo scenario vengono fatte altre cose, ok? Che sono quelle qui declinate, e il paziente decede in hospice comunque a causa di complicazioni. Quindi nel primo caso decede in ospedale, viene portato in ospedale, presumibilmente chiamando un 118 e portato in ospedale. Nel secondo caso invece, nonostante siano state fatte tutte queste azioni, c'è un aggravamento, il paziente viene portato in un hospice dove decede. E nel terzo scenario vengono fatte altre cose. Quindi viene attivato il SAD, l'associazione fornisce direttamente gli ausili più urgenti, cosa che negli altri scenari non accade, eccetera, eccetera, e il paziente decede al proprio domicilio per complicanze respiratorie. Quale ritenete essere la situazione? È brutto dire la parola migliore, perché migliore non regge molto, ma la situazione che ha reso meno complicato il percorso di vita e di fine vita di questa persona.
Ok. Il primo? Chi dice il primo? Nessuno. Uno, uno. Ok. Chi dice il secondo? Urca, mani senza cartellino, va bene, vediamo qua. Chi dice il terzo? Ci potevano essere degli astenuti. Ok, e allora passo la parola al dottor Lunetta. Per quanto possa sembrare uno tre scenari particolarmente privi poi di utilità, in realtà sono l'esempio di cosa significa fare un centro d'ascolto. Purtroppo ho sentito poc'anzi delle soluzioni ideali e purtroppo il mondo ideale non esiste. La vera difficoltà nel fare questo centro d'ascolto innanzitutto è quello che a distanza bisogna già conoscere il territorio, non è sempre facile. Il territorio in cui si svolge questo caso è un territorio siciliano dove innegabilmente si uniscono grandi difficoltà legate al fatto che non c'è un concetto di assistenza territoriale spesso strutturata, non c'è un concetto di assistenza in hospice ben strutturata e non c'è una equa distribuzione dei centri dedicati perché geograficamente sono distribuiti agli antipodi. Oggi abbiamo un'autostrada A19 che non è utilizzabile, abbiamo una Messina-Catania che non è utilizzabile, quindi rendete conto che per quanto possono sembrare difficili i tre scenari, spesso quello che bisogna fare come centro d'ascolto è trovare la soluzione più attuabile e a volte l'attuabile non è vicino all'ideale. Nel caso specifico lo scenario 3 rappresenta il massimo che si può ottenere in un contesto del genere. Da una parte cercare di sfruttare al massimo quello che può essere il ruolo di un'assistenza domiciliare che sappiamo benissimo scontrarsi sempre con il capitolo economico e a volte quello che conta è il minutaggio. Se io ho un voucher di X euro corrispondono a X minuti corrispondono a X assistenza. Sicuramente delle difficoltà logistiche perché innegabilmente la SLA non sceglie dove farci ammalare, la SLA colpisce spesso e volentieri tutte le situazioni sia partendo da quelle logisticamente più idonee sia da quelle logisticamente non idonee. Io ricordo un caso in Toscana di una signora che era tracheostomizzata su un picco, su una collina, non c'era niente che potesse portarla facilmente in ospedale, quindi vi lascio immaginare come centro d'ascolto, come cercare di strutturare l'assistenza. Il terzo step è stato quello di comunque, o meglio, sempre nel secondo step, l'associazione. È ovvio che in molti casi si è fatta carico di quello che in realtà le istituzioni non riescono. Questo non sono fantasie, lo scenario di portare il letto a casa del paziente è una cosa che l'AISL ha dovuto fare, lo scenario di portare un medico che da Milano si prende un aereo, deve atterrare in Sicilia, andare a casa piuttosto che in Calabria, è uno scenario che paradossalmente il medico di famiglia a 400 metri non riusciva e l'associazione ha dovuto mandare il medico da distanza. E quindi tutto sommato, grazie a quella che si chiama operazione sollievo, la possibilità di garantire un bisogno che era quello dell'ausilio e un minimo di assistenza. E poi, per quello che si è riusciti a fare, dare un aiuto, una guida dal punto di vista legale e sociale per trovare un amministratore di sostegno. Voi dimenticate però cosa stiamo parlando, una SLA demenza. Le forme di SLA demenza sono per definizione le forme più aggressive, sono per definizione patologie che hanno una storia breve. Quindi il fatto che tutti e tre scenari si concludano con il decesso poi del paziente purtroppo è strettamente legato al fatto che di base è una forma di malattia molto più grave rispetto a quella a cui siamo abituati. Per cui capisco bene la difficoltà nel dare un giudizio,
ma la provocazione, che non è tanto provocazione, era quella di un po' di testimoniare cosa spesso e volentieri il centro d'ascolto deve fare in ritagli di tempo, perché poi ognuno di noi non è da quel punto di vista neanche dedicato ad altro, anzi noi viviamo anche come attività lavorativa queste stesse tematiche negli stessi ospedali in cui lavoriamo, quindi da una parte cercare di farlo dove si lavora, dall'altro farlo a distanza. E in questo senso direi che lo scenario 3 è lo scenario tra virgolette meno peggio che si poteva fare in una situazione socialmente, culturalmente e politicamente drammatica in cui la famiglia versava. Quindi da questo versante è normale verosimilmente appoggiare più il terzo scenario. Grazie Cristian, veramente anch'io qua e poi dietro di me, che ci sono persone molto più competenti di me, ci chiedevamo, no? E questa spiegazione ancora una volta fa capire il tentativo che fa il centro d'ascolto nel cercare di rispondere a tutto. No, volevo comunicare alla sala che ci sono 4.200 persone collegate in streaming, cioè, ma questo uno potrebbe dire, lo stai dicendo per no, incomincio a capire ancora di più quale responsabilità abbiamo, no? Perché 4.200 persone è cifra da stadio, no, direi, veramente. Allora saremo capaci di rispondere sempre, no, a tutte le richieste che arrivano? Ecco, il centro d'ascolto, per esempio, l'altra volta in Piemonte è successa una cosa drammatica, molto violenta anche, un episodio di un ammalato di SLA, e noi non lo sapevamo, l'abbiamo letto dal giornale. Allora il tentativo del centro d'ascolto, di comunicare il centro d'ascolto, di direi quasi di pubblicizzarlo, è proprio questo. Cioè io vorrei che il centro d'ascolto fosse tempestà, lo è, ma insomma vorrei di più, perché vorrebbe dire che siamo arrivati a tutti e 6.000 gli ammalati in Italia. Poi sarebbe ancora più una responsabilità, perché insomma sarebbe complicato rispondere a tutti, ma come hai detto tu lo facciamo, tentiamo di farlo e speriamo di farlo al meglio. In questo, se posso, non è tanto per farlo, però innegabilmente il ruolo che ha Stefania nella dedizione che mette nel centro d'ascolto, anche e soprattutto come si prende carico delle criticità di tutti quanti, va riconosciuto. Innegabilmente spesso e volentieri riceviamo telefonate di notte, di giorno, nei festivi, e sembra ogni volta che sia un suo parente, che sia un suo caro che si trova in quella situazione. Quindi io personalmente, nonostante sia un dramma ogni volta doversi occupare di alcune tematiche, però la stimo, perché nonostante tutta la sua storia, nonostante un po' tutto, ha in questo senso dà un po' le tempistiche a noi, e se noi siamo tutti qui e siamo appassionati nel fare questo lavoro, sia per la slide, ma in realtà perché lei in realtà ce l'ha trasferito, sia quando seguiva Cesare, sia adesso che Cesare non c'è più. Per cui personalmente volevo ringraziarla, perché da anni che la conosco. Ma mi sembra troppo, andiamo avanti. Allora, apriamo la discussione. Sì. Ah, prendiamo subito in carico allora la domanda. Che cosa fa la magistratura? Era questa la domanda, giusto? Sì, no, non voglio tornare sulla magistratura, assolutamente. Voglio dire questo, due o tre aspetti, ma rapidissimi, anche se è difficile essere proprio rapidi. Comune commissariato, ma questo non significa nulla. Il commissario, in qualsiasi situazione si trovi a operare, deve badare all'ordinaria amministrazione. E se non è ordinaria amministrazione questa,
ma che ci sta a fare, insomma? Quindi commissariato, deve fare quello che deve fare. Un problema di salute per un cittadino in queste condizioni è un fatto banale, il commissariamento non c'entra proprio nulla, deve andare avanti per quello che è possibile fare, no? In primis. Seconda cosa, è evidente che la terza ipotesi del caso 2 è quella più, diciamo, normale, insomma, d'accordo? Fermo restando, e qui passo un po' all'associazione, no? Forse l'associazione, attraverso le sue sedi regionali, dovrebbe avere un maggiore, tra virgolette, controllo di quello che fanno le autorità regionali sanitarie, no? Perché l'assistenza domiciliare integrata è una bella parola, però quando si mette in un unico calderone dal paziente che ha avuto un incidente di macchina e tetraplegico è un paziente di SLA, sono anni luce lontani, con problematiche assolutamente diverse e con situazioni che di fatto l'ADI non agisce per nulla. Allora, insomma, attenzione, o li selezioniamo e diciamo alle regioni e quindi alle ex province o ai comuni, guardate, l'assistenza domiciliare è una cosa santa, ma il paziente di SLA, purtroppo per le sue caratteristiche, è una nicchia diversa e bisogna atteggiarsi diversamente. Questo senza fare casi personali, perché è evidente che io sono il padre di un ex ragazzo ammalato di SLA e che vive relativamente bene, ma certamente i suoi problemi con l'ADI o con l'assistenza in generale ce li ha. Posso rispondere io, anche se non sono del vostro gruppo, rispetto al territorio. La domanda sull'ADI. È vero, fino a 4-5 anni fa l'ADI era impreparata. L'ADI non aveva le competenze, non aveva neanche i professionisti adeguati. Questo è verissimo. Mio figlio ha avuto un problema. Beh, prima c'era un certo programma che badava sulla SLA, gestito da un ospedale napoletano, ma lasciamo stare. A un certo punto tutto è confluito in ADI, perfetto. Editto Regione Campania, editto ASL Napoli 1, le emergenze vengono gestite dal 118, perfetto. Mio figlio ha avuto un problema con la cannula racheostomica, sono arrivate due ambulanze del 118 a distanza di un'ora e mezza l'una dall'altra, senza poter risolvere il problema, perché nessuno dei colleghi medici rianimatori a bordo di questa ambulanza era in grado di cambiare una cannula racheostomica. Ma è mai possibile? E allora l'editto, le emergenze vengono gestite dal 118. Beh, insomma, c'è qualche considerazione non proprio gradevole da fare. Le sue esperienze, come le esperienze di molti altri di voi o comunque di persone vicino a voi, hanno fatto capire che devono acquisire delle competenze, e quello che si sta facendo sempre con il centro d'ascolto e soprattutto anche con l'ambito della formazione è aiutare tutti i professionisti del territorio, compresi quelli del 118, per acquisire queste competenze. È giusto, ci sono delle conoscenze da acquisire. Sui tavoli regionali ci siamo tutti, Lunette è sempre stato presente, quindi è sicuramente la persona che più di me ha questo elemento di conoscenza, ma siamo presenti proprio per promuovere costantemente sia le competenze sia la possibilità di declinazione in maniera corretta, perché queste esperienze le conosciamo bene ed ecco perché l'associazione è in atto per una trasformazione. Mi spiace per il passato, ma speriamo di concludere questa trasformazione con invece un'evoluzione migliore anche di queste risposte del 118, che poi non dà quello che dovrebbe dare. Passo all'avvocato perché mi sembra interessante. No, io non ho una risposta specifica da dare perché non ho materialmente la possibilità di entrare nella mente dei magistrati e di capire quale può essere in via generale la loro politica relativamente alle persone disabili, inabili, presso i quali persone deboli, fasce deboli, avrebbero anche un dovere di essere interessate in virtù della proponibilità da parte del pubblico ministero dell'interdizione in un caso di questo genere, se non ci fossero familiari in grado di farlo. Insomma, questi però sono problemi che si scontrano, se mi permettete questa sottolineatura, con questo terzo scenario e sostanzialmente non interessano il nostro lavorare, perché sarebbe defaticatorio verso qualcos'altro e qualcun altro sul quale rivolgere o scaricare delle responsabilità per risolvere il problema.
Quello che emerge da questo punto, scenario numero 3, è che questo centro di ascolto che lavora, non pensiate che ci sia il posto dove ci sono tutti i giorni, cioè ognuno lavora col suo lavoro e in più si tiene in collegamento con altri per il tramite di due poli nodali, ecco, e trova soluzioni, realizza le soluzioni, non è un centro di ascolto empatico. Sì, si ascolta, ma l'ascolto deve poi portare alla traduzione in pratica del migliore dei mondi possibili, no? Come diceva Candido, ora di Bulgaria, Candido. E quindi trovare delle soluzioni concrete che poggino sull'utilizzo di risorse in maniera intelligentemente mirata. Ecco, questo è, credo, la cosa più importante. Condividere il fatto che c'è un aspetto operativo molto forte, forse prevalente, come modalità di lavoro di questo gruppo di ascolto. Manca qualche cosa dopo la parola di ascolto. L'ascolto è la prima parte, forse il 20%, il 10%, poi viene tutto il resto. Ecco, è molto interessante questo scenario, perché tante cose bisogna condividerle quando ci si trova in questi contesti, in queste riunioni che hanno molto di familiare per la condivisione delle cose che toccano la sensibilità di tutti. Ma la domanda è sempre stata quella, beh, ma praticamente che cosa si può fare? Ecco, praticamente credo che questo caso abbia già indicato che si può intervenire per quanto riguarda le situazioni previdenziali. Tutte le cose che possono essere oggetto di un problema, bene, si può cercare di intervenire per sensibilizzare, per fustigare i costumi, per supplire con l'insistenza, perché se non si chiede non si ha, e chi si fa agnello, il lupo lo mangia. È sempre stato così. Quindi fare, ascoltare per fare. Credo che questo potrebbe essere il brocardo di questo ascolto, ascolto attivo. Ecco, era per questo, dico, delegare, pensare quello che gli altri possono fare, nessuno fa niente se nessuno chiede niente che venga fatto. Ecco, è ascoltare per dare voce, ascoltare il doppio perché si ha due orecchie e gridare forte con l'unica voce che abbiamo, però poi essere lì, a controllare. Perché? Ti ho telefonato 7 giorni fa. Perché questo problema non è risolto? Qual è il problema? Qui c'è gente che ha un problema. Di che cosa ti stai occupando? Anche di altri. Ma perché non ti occupi anche di questo? E quindi poi risolvere concretamente i problemi fin dove è possibile e dove ovviamente ci sono delle situazioni di questo genere. Capite che stiamo parlando di situazioni limite. Ecco, non sono tutte così, fortunatamente. Però se si presenta un caso di questo genere, capite che c'è un lavoro collegiale di cui nessuno ha consapevolezza specifica del fianco a fianco, chi fa cosa, ma la soluzione del problema, questa è la cosa più importante, viene trovata, perché l'ammalato viene prima di ogni altra figura, di ogni altra esigenza. Tutto qua. Sì, lancio solo questo aiuto da parte nostra, contattateci il prima possibile, perché anche in questo caso la malattia è più veloce di ogni nostro intervento, quindi sottolinea proprio l'evoluzione. Il primo problema che si presenta, che è praticamente immediatamente dopo la diagnosi, voi chiamate perché aiutate noi a rendere più supportato il percorso dall'inizio. Volevo dire, sappiate, posso? Che entriamo anche negli ospedali, telefoniamo alle rianimazioni quando il paziente è ricoverato e interagiamo assolutamente anche con il rianimatore in un percorso condiviso, ecco. Posso intervenire, scusate. Posso? Mi sono astenuto dal voto non per, diciamo, non perché non credo che la terza soluzione sia quella più non auspicabile, ma forzata. Quindi dobbiamo ringraziare AIDA, il centro d'accolto, ma qui la discussione diventerebbe di magistratura e di politica, non è questa la sede, quindi mi sono astenuto per questo. Prima del centro d'ascolto, senza voler fare distinzioni di classe e di istruzione, io per risolvere un semplice problema di fisioterapia mi sono rivolta al
linea amica, qualcuno sa di cosa parlo. Sono intervenuto, però l'ho fatto io no? Con telefono, 60 anni, moglie dice 50 anni. Questi casi che avete esposto sono da perseguibili d'ufficio, dovrebbero essere perseguibili d'ufficio, portati a conoscenza della magistratura. Sono omicidio questi, in qualsiasi regione d'Italia. Non mi voglio dire, qui l'associazione fare la denuncia e poi il magistrato la deve, lo so, so che non è così, però dovrebbe essere così. Questo è omicidio, questo. Basta. No, volevo chiedere alcune cose e fare alcune osservazioni. No? Dunque, io quello che mi chiedo, il centro d'ascolto fa un'attività ormai da anni di elevato livello e di elevato contenuto pratico e formativo, informativo nei confronti dei pazienti. Però la prima domanda che mi salta in mente è questa, cioè la rete locale di AISLA dov'è in questo percorso, in questo processo? Come può pensare il centro di ascolto fatto da professionisti di elevatissimo livello e di grandissima esperienza specifica conoscere anche solamente superficialmente le realtà locali di come è organizzato il sistema assistenziale in Italia, che voi sapete benissimo, meglio di me, essere basato su contenuti, su forme e su una legislazione di autonomia regionale, quindi con delle enormi differenze da regione a regione e con delle differenze anche all'interno di una regione da ASL a ASL, dove ci sono anche lì ampi margini di autonomia e con differenze anche, devo dirlo, di qualità e di capacità organizzative dei centri SLA che operano sul territorio nazionale, cioè, e che operano in molto spesso con modalità organizzative del tutto simili a quelle dei centri NEMO presenti sul territorio nazionale e che quasi mai vengono coinvolti in prima persona a seguito delle consulenze che i familiari chiedono al centro di ascolto AISLA. Io ho un centro SLA che opera in maniera multidisciplinare integrata a Siena, nell'ospedale, nel distretto, che è anche centro di riferimento per l'area vasta sud della Toscana, e in quasi 15 anni io non ho mai ricevuto una telefonata dal centro di ascolto AISLA. Non sono mai stato interpellato sui problemi sollevati da un mio paziente, anche se ho avuto dei pazienti e ho dei pazienti che si rivolgono al centro di ascolto AISLA. Io credo che questo non sia una... che sia una modalità che deve indurre a un ripensamento anche, perché non si può pensare che il centro d'ascolto paracaduti le soluzioni da Milano o dall'altro polo in tutta Italia, mandando con l'aeroplano il neurologo a visitare il paziente siciliano perché il medico di base si rifiuta di andarla a vedere. Cioè, questo, cioè, da un punto di vista di organizzazione sanitaria, è un'assurdità totale, cioè, non so se sono stato chiaro, quindi i punti che sollevo sono questi e vorrei una risposta, grazie. Sono chiamata a rispondere un po' io a questa cosa. Allora, la premessa è che il centro di ascolto ha avuto, come vi ho mostrato all'inizio, proprio un'impennata. Siamo in fase di riorganizzazione per alcuni aspetti e quindi questo feedback che lei mi manda è un feedback di cui siamo assolutamente a conoscenza. Nelle situazioni più critiche noi ci interfacciamo in primis con le sezioni AISLA locali proprio perché sono coloro che conoscono il territorio. Ma non solo, in alcune regioni particolarmente complesse, tra cui la Sicilia, ma non soltanto la Sicilia,
abbiamo preso una decisione ancora in itinere, in sviluppo, che è quella di avere delle persone con uno skill specifico, nel senso che sono tipicamente di matrice legale, piuttosto che hanno proprio il compito di approfondire tutte le normative, la legislazione locale, eccetera, e di fare da martello verso appunto queste, le istituzioni locali e centrali nel senso di regionali. Quindi mi rendo conto di aver risposto parzialmente. Stiamo lavorando perché, come tutte le cose che esplodono e che hanno una dimensione importante, ci stiamo lavorando con i centri di riferimento laddove è necessario, è quotidiano opera loro, se poi qualcuno vuole integrare ci mancherebbe, interfacciarsi. Quindi anche lì, così come diceva il dottor Colombo prima, chiama le terapie intensive piuttosto che le strutture, le RSA, piuttosto che... Quindi ci stiamo un pochino riorganizzando, ma abbiate pazienza, è davvero una modalità complessa tutta questa gestione, questi numeri, queste urgenze, ma ringrazio e confermo che stiamo procedendo in questa direzione. Fabio, aggiungo solo un commento, tu hai ragione. Considera che la storia del centro d'ascolto nasce all'inizio semplicemente perché si voleva dare una sorta di voce amica a tutta una serie di persone che si trovano sul territorio e non sapevano a chi fare delle domande che spesso non vengono chiarite dai centri di riferimento. Tant'è vero che all'inizio le prime telefonate e le chiamate spesso erano strettamente legate alla diagnosi, cosa vuol dire questa diagnosi, cosa vuol dire questo farmaco, come mai il mio neurologo mi ha detto queste cose. Quindi innegabilmente il ruolo che ha avuto il centro, ecco perché nasce come centro di ascolto, aveva effettivamente un ruolo informativo esclusivamente per dare alla famiglia e per dare al paziente dei chiarimenti che spesso e volentieri non venivano forniti anche dai centri di riferimento e centri di riferimento di alto livello. Col passare degli anni si è avuta da una parte una consapevolezza da parte del paziente e della famiglia di diritti negati, perché è come se fosse stata una fase storica dove il problema era la malattia, la ricerca, l'assenza di trial, a un certo punto ad una consapevolezza che in realtà ci sono una serie di risorse che sul territorio potrebbero essere garantite e che non vengono garantite. E da lì il centro d'ascolto è diventato più raccoglitore di denunce. Denunce che da una parte si cerca di declinare ai referenti locali, ma purtroppo i referenti locali, e questo è il motivo per cui Grazia Micarelli ha avuto questa idea un po' di questa terza giornata, è anche per dare fare una riflessione come ruolo del referente locale. Spesso e volentieri noi ci siamo dovuti trovare a sostituire o comunque fare questa azione di paracadutaggio, come tu l'hai definita, anche perché ci siamo resi conto che spesso sul territorio non riuscivamo a trovare, vedi anche al lato associativo, lato sanitario, lato sociale, quelle risposte che poi la famiglia, quando poc'anzi qualcuno ha sollevato il problema della tempestività, la tempestività è drammatica, c'è una situazione dove ogni giorno viene tempestata, allora avete fatto questo, avete chiamato questo, vi siete attivati, quindi da questo punto di vista a volte come una sorta di unità di crisi, dice vabbè qual è la soluzione più rapida per l'interesse intanto del paziente, e a volte sono state fatte queste scelte, però condivido con te che nel momento in cui il ruolo del centro d'ascolto non è solo quello di unità di crisi della Farnesina, ma diventa un ruolo di aiuto da una parte della famiglia, ma soprattutto di collaborazione con tutta una serie di reti che funzionano, una serie di centri che funzionano, una serie di risorse che sono locali, allora lì sì, questa sarà la terza fase, quindi una fase di ascolto del problema, una fase di tentativo di dare una risposta per quello che si riesce. Oggi il 3.0, come ormai si utilizza come terminologia, è quello di diventare un centro d'ascolto che in realtà collabora in maniera attiva e continuativa con i centri, ma da parte dei centri però
deve, perché il lavoro che fa Colombo nel chiamare le rianimazioni, sai quante rianimazioni ti chiudono il telefono in faccia? Da collega a collega. Sai quante volte ti capita di volerti interfacciare con la persona che segue il paziente e che si nega? Quindi dall'altra parte ci deve essere anche un lavoro sia dal centro d'ascolto di evitare di fare questa sostituzione rispetto a un qualcosa che può essere fatto localmente, ma dall'altra parte anche umilmente i centri distribuiti sul territorio, la capacità di non sentirsi giudicati, cioè non è un ruolo di giudizio che ha il centro d'ascolto, ma anzi siamo nella stessa battaglia, siamo nella stessa guerra, cercare un attimo di capire quali possono essere le risorse. Allora, questa è la fase 3.0, quella di cercare di arrivare quanto più possibile a essere un tessuto con la rete assistenziale che già c'è e che funziona in alcuni territori. Abbiamo tempo soltanto per due domande rapide, perché abbiamo un altro caso estremamente significativo da affrontare. C'erano due prenotazioni, dottoressa Monsurro? Io vorrei testimoniare la collaborazione tra il centro di ascolto e almeno il centro di riferimento che coordino io, e anche si può dire con le sezioni campane, perché più volte mi sono venute delle segnalazioni di situazioni da verificare, confrontare, come dire, a cui portare un aiuto, certe volte anche un po' nelle regioni limitrofe della Campania. Con Stefania siamo anche intervenuti per renderci conto di alcune realtà. Credo che non siano moltissime queste segnalazioni nel centro d'ascolto, nel momento in cui ci sono delle sezioni che funzionano anche come filtro o dei centri di riferimento che vengono incontro ai bisogni delle persone e soprattutto educhino le persone a probabilmente esporre i propri bisogni non soltanto a livello nazionale ma anche a livello territoriale, perché nella sinergia probabilmente le cose vanno risolte molto meglio. Grazie. Posso? Condivido tutte le parole della dottoressa Monsurro e ritengo che il centro di ascolto sia un punto di riferimento utile per tutti, per un sistema a rete che deve dare delle risposte ai pazienti affetti da SLA e alle problematiche organizzative e assistenziali. Io sono un referente SLA aziendale. Il problema, volevo fare soltanto una considerazione sul caso, restando all'argomento, cioè sul secondo caso, perché mi sembra che i tre scenari non siano altro che una evoluzione di mancate risposte piuttosto che una tre risposte diverse che può dare il sistema, perché nel primo c'è un'inefficienza totale, nel secondo si comincia a fare qualcosa, nel terzo interviene l'associazione con una copertura economica, interviene l'ASL con un medico curante e interviene un'assistenza attraverso un servizio di assistenza domiciliare di 2 ore al giorno. L'esito è lo stesso, però il discorso secondo me doveva essere impostato in maniera leggermente diversa. Quale sarebbe stato l'esito se lo scenario 1, lo scenario 2 e lo scenario 1 e lo scenario 2 avessero funzionato correttamente? Cioè, se nello scenario 1 alla richiesta di ausili li avesse avuti subito, se il sistema sociale avesse funzionato in modo corretto e se non ci fossero stati tempi morti, probabilmente l'esito sarebbe stato simile a quello del 3 che abbiamo votato in massa. È un problema un po' di organizzazione, è un problema di risposte, a mio avviso bisogna migliorare, diciamo. Se permettete solamente una brevissima considerazione sul primo caso, ma proprio brevissima. La corretta allocazione di quel caso specifico che non aveva una rete di affetti, un RSA, è una scelta sicuramente condivisibile da parte del centro di ascolto, fra l'altro è una scelta multidisciplinare, quindi sicuramente apprezzabile e condivisibile, ma la realtà RSA sul territorio nazionale e in regione Campania è conosciuta dal centro di ascolto. Allora, non c'è un posto per pazienti ventilati, l'RSA si dividono in anziani e disabili, gli anziani
l'RSA anziani non mi prende il paziente ventilato con, o in nutrizione anche semplicemente con la PEG, l'RSA disabili non mi prende l'alta intensità assistenziale. Questo va considerato perché me lo fa escludere come scelta o come collocazione di un paziente senza famiglia. Grazie. Verissimo, no, rispondo solo rapidissimamente alla seconda considerazione. Infatti in quella regione esistono naturalmente delle RSA, ma connotate esattamente come lei ha descritto. Questo è il motivo di operare un trasferimento fuori regione, e questo per ricondurre al tema della grande necessità di strutturare le RSA. Ci vorranno anni, ma se mai cominciamo, mai faremo, per fare in modo che le RSA di tutte le regioni italiane siano in grado di accogliere le persone con SLA. È possibile fare una domanda velocissima? Sono Ventura, sezione di Cremona. Mi piacerebbe sapere quante domande vengono fatte dalle varie sezioni. Sarebbe opportuno che ci fosse un ritorno del numero delle domande fatte dai nostri associati e non al gruppo di ascolto, e che tipologia di domanda, perché questo ci permetterebbe di migliorare anche la nostra attività sul territorio. Scusate, grazie. Perfetto, ne parleremo nel pomeriggio. Ok, passiamo al terzo caso, gentilmente. Cristina, sei pronta? Sì, vi presento Cristina. Il terzo caso. Ci confrontiamo adesso con un uomo di 40 anni, divorziato, che vive con la propria figlia sedicenne. Vivono in un contesto economico critico, in quanto quest'uomo percepisce esclusivamente una pensione di invalidità e un accompagnamento. Ha a suo carico l'affitto, le utenze, il mantenimento della figlia. È presente in questo contesto un padre anziano, quindi il nonno della ragazza, che non vive in casa, che si interfaccia, ma che ahimè è affetto da una patologia oncologica. Ed è l'unica figura familiare che fornisce un minimo di supporto. Quest'uomo ha ricevuto diagnosi di SLA circa due anni fa, è ancora parzialmente autosufficiente, attualmente respira autonomamente, quindi non necessita di un supporto ventilatorio, inizia a presentare disfagia e ha condiviso con i curanti la propria volontà di non essere sottoposto a ventilazione, di non essere sottoposto a una gastrostomia. Nella sua storia precedente, quindi prima di incontrare la SLA, aveva mostrato disturbi psichiatrici che rientravano nel quadro di un disturbo borderline ossessivo compulsivo. E attualmente è in carico al servizio ADI di cure palliative. È venuto in contatto col centro d'ascolto su segnalazione dell'assistente sociale del territorio che lo segue, in quanto ad un certo punto la figlia sedicenne ha deciso di abbandonare la scuola, per cui insomma una situazione drammatica per questa ragazzina che evidentemente il padre malato e il nonno anziano malato oncologico non sono assolutamente in grado di poter affrontare con i propri strumenti. È stato suggerito al paziente un ricovero in hospice, che però ha rifiutato categoricamente.
Quindi il quesito è come poter gestire, come poter aiutare questo quadro di fragilità psichica e sociale, e soprattutto come tutelare la figlia minore. Domande? Esiste una... Sì, esiste un... Scusami Stefano. No, esiste una mamma, ma i genitori sono divorziati e la ragazzina è stata data in affido esclusivo al papà, in quanto la mamma non... E la mamma era peggio. Quindi... In realtà il papà, prima di sviluppare la SLA, mostrava un disturbo psichiatrico non incompatibile con una buona condotta sociale. Presentava nella sua anamnesi dei tratti non pienamente integri, ma... Altre domande? No. Allora, anche lui una tutela giuridica non è stata, visto che l'assistente sociale ha richiesto per la figlia? Questa è una soluzione. Mettiamo elementi di soluzione, vediamo di capire bene il caso, quindi se non sapete cos'è l'ossessivo compulsivo, chiedetecelo, ecco, fateci delle domande relative a come posso capire meglio il caso e quindi capire meglio le varie proposte che il centro ha fatto. Questo caso, come gli altri due, sono casi reali, non è che li abbiamo inventati. Quello che vi abbiamo proposto sono delle ipotesi non sempre completamente coerenti con quelle che si sono realizzate, perché proporre una proposta vuol dire poi realizzarla, ma interfacciarsi con le varie strutture, e non è detto che tutte le strutture sono in linea o allineate. Ok, qualche minuto per... No, per niente. Allora, presentiamo gli scenari. Allora, anche in questo caso siamo sicuramente di fronte a un caso estremamente complesso, laddove alla complessità intrinseca alla malattia, al caso del paziente, si aggiunge senz'altro la complessità della gestione della figlia, il tutto, come abbiamo già sentito, all'interno di un contesto socio-sanitario altrettanto complicato. Il nostro gruppo ha proposto questi tre scenari come potenziali soluzioni dal problema. Secondo il primo scenario, la famiglia viene presa in carico dai servizi sociali competenti e si considera una segnalazione della situazione di fragilità al Tribunale dei minorenni. Ricordiamo appunto che l'età della figlia è in questa fascia. Viene proposta quindi un percorso con uno psicologo e uno educatore professionale che potranno agire, dopo un'attenta analisi della situazione, al domicilio o presso centri specializzati. Questo dovrà tenere presente non solo l'aspetto di abbandono scolastico, che è ciò che ha fatto venire poi a galla tutto il problema, ma che possa potenzialmente approfondire il rapporto tra il genitore e la figlia, ma anche possa portare con maggior consapevolezza la figlia della malattia del padre. La soluzione proposta è l'inserimento della ragazza presso un centro educativo del territorio nelle ore pomeridiane, in modo tale che durante questa giornata potrà avere delle relazioni con i suoi coetanei, i suoi pari, e coinvolgersi nelle attività proprio della sua fascia di età. Il team di cura, che quindi dovrà essere individuato, delineerà quindi il setting per scegliere l'ultimo periodo per affrontare la malattia del papà. Verranno prese in considerazione diverse ipotesi, anche eventualmente un RSA, come abbiamo sentito prima, ben studiando quelli che sono i desiderata e la richiesta di sanità e di salute da parte del paziente e della famiglia. La minore, qualora il padre confermerà le scelte,
verrà edotta rispetto allo scenario di morte del padre e l'eventuale potenziale evoluzione delle problematiche legate all'alimentazione e alla respirazione. Viene chiaramente affrontato per tempo il tema della comunicazione alternativa, che potrà consentire nelle fasi future di continuare un dialogo tra il padre e la figlia e il team di cura. Viene quindi contattato da parte del team di cura il padre del paziente, e anche qui bisogna fare un'attenta valutazione dello stato del padre, della potenziale evoluzione della terapia oncologica, delle terapie in atto, e vedere quale possa essere e condividere con lui il suo coinvolgimento. Il paziente ovviamente continuerà ad essere seguito dalle ADI di cure palliative, e i servizi sociali provvedono ad aiuto economico, evidentemente, o alla possibilità di personale comunque dedicato per la gestione pratica della casa e delle pratiche della vita quotidiana. Al contrario, se il paziente durante l'assistenza cambierà le proprie scelte terapeutiche, naturalmente il team dovrà ridefinire questo percorso di cura. Passiamo quindi al secondo scenario di gestione di questo caso estremamente complesso, e secondo questo scenario la situazione viene segnalata comunque da parte dei servizi sociali territoriali al tribunale sempre dei minorenni. Il genitore in questo caso impone la frequenza scolastica della minore con accompagnamento a scuola da parte appunto di personale educativo del comune, e dispone inoltre che la ragazza possa seguire un percorso psicologico che possa accompagnarla appunto nel percorso formativo, riavvicinamento alla scuola, e quindi che valuti attentamente le motivazioni che hanno spinto la minore alla scelta. Viene affrontato chiaramente il problema della comunicazione alternativa, e il team identificato potrà verificare durante il follow up la scelta del padre riguardo ad un declino della ventilazione e della nutrizione tramite PEG. Ancora una volta il paziente continuerà di essere seguito dalle cure palliative per quanto riguarda l'assistenza infermieristica e sanitaria. La terza proposta di soluzione a questo problema che abbiamo stiamo analizzando è appunto qui esplicata nello scenario 3. Ancora una volta la figlia viene segnalata al tribunale dei minorenni proprio in considerazione della fragilità del contesto familiare e degli oggettivi segni di malessere che hanno portato all'osservazione la famiglia, e il giudice a scopo cautelativo dispone il collocamento della ragazza non più presso il domicilio ma presso una comunità residenziale per minorenni. Il paziente invece riceve un'assistenza sanitaria da parte dell'ADI, e non avendo a questo punto più a carico le spese per la figlia potrebbe assumere per qualche ora a settimana un personale che possa aiutarlo nella gestione della casa e nella vita quotidiana. Quindi questi sono un pochettino gli scenari che abbiamo elaborato per affrontare questa situazione estremamente complessa. Ok, qualche minuto di riflessione. In effetti voglio commentare solo che abbiamo voluto chiamare qui con noi, come spesso capita nella realtà del nostro centro di ascolto, la nostra assistente sociale, proprio perché ciascuno di noi cerca di lavorare non solo certamente all'interno del team del centro d'ascolto e poi auspicabilmente in una seconda fase sul territorio. Quindi il passaggio dell'assistenza sociale qui è proprio ciò che avviene nella realtà, dietro le quinte, in cui spesso le varie figure vengono coinvolte. Chi vota lo scenario 1?
due. Tre. Allora, 51 persone hanno votato lo scenario 1, 20 lo scenario 2 e 14 lo scenario 3. Diamo ora parola al commento. Dunque, lo scenario che noi abbiamo ipotizzato possa essere il migliore secondo un po' l'ottica, la filosofia del centro d'ascolto è proprio quella multidisciplinare. Era lo scenario 1, il più completo, proprio perché non solo si cercano di affrontare i problemi effettivi del paziente, quindi le necessità del paziente di essere assistito, ma la situazione psicosociale della figlia, che in questo caso si intende accompagnare non solo ad affrontare le problematiche attuali e quindi per esempio il fatto di poter continuare ad andare a scuola e poter continuare a far parte di una società nonostante ci sia una situazione familiare molto difficile, ma il fatto che sia accompagnata anche durante questo andamento del padre, che pare appunto tra l'altro rifiutare certi tipi di interventi, ma soprattutto uno snocchio di riguardo al futuro di questa ragazza, che non ha una madre presente, non avrà un padre presente a quanto pare a lungo, a meno che non cambierà idea circa le sue decisioni, e ha un nonno che è un paziente oncologico, quindi non, probabilmente si suppone non abbia grandi aspettative future. Questo è un po', esatto, lo scenario che ci si aspetta che possa essere fattibile, proprio perché l'idea di multidisciplinarietà è di intervenire su tanti aspetti, quindi non solo occuparsi del paziente, della possibilità di permettergli di comunicare con la figlia, di creare dei momenti in cui possa passare del tempo con la figlia, ma anche non andare a pesare su una situazione familiare che è già gravemente complessa. Mi permetto di dire due cose, anche perché, come ho detto, questo è un paziente vero ed è un paziente che molti del centro d'ascolto conoscono. Sempre nel primo scenario si evidenzia il fatto che la persona può o non cambiare le sue scelte, e quindi la rete che deve essere strutturata all'intorno di questo nucleo costituito da una persona con criticità, un'altra figura importante parentale con altra difficoltà e la minore, è un nucleo che deve avere una rete territoriale che gira attorno, ecco perché dicevo prima allineati, rispetto dei contenuti del dopo, rispetto delle scelte che non è detto che saranno mantenute. Per ora la scelta è no TRAC, no PEG, quindi non lunga aspettativa di vita. Potrebbe essere che invece cambia questo, e quindi cambieranno anche gli aspetti dal punto di vista sociale e finanziario. Quindi questa persona deve essere all'interno, questo nucleo di paziente, minore, e mi permetto di dire anche l'altro componente, in una rete di supporto molto ampia. Quindi c'è l'aspetto del comune, c'è l'aspetto dell'istituzione scolastica, c'è l'aspetto, come abbiamo visto, del tribunale, c'è l'aspetto per quanto riguarda l'area, chiamiamola, educativa, prospettica, quindi i professori. Vuol dire andare a dialogare con queste persone, fargli capire che cos'è la malattia, fargli capire cos'è la decisione del padre. Non è soltanto andare a parlare con la ASL, non è soltanto parlare col medico di medicina generale, è entrare nella dialettica del territorio. Questo che si tenta di fare con tutte le difficoltà, perché tutti i territori sono diversi, hanno risorse diverse e hanno spesso anche conoscenze diverse.
In questo caso si è cercato di fare questo, e questo è molto più vicino al veritiero che si è realizzato. Sì, aggiungo e mi collego, è stato importante essere noi strumento affinché tutte queste figure si legassero tra di loro. Molto spesso noi troviamo come il metterle a confronto insieme rispetto a questa problematica inizia a creare tra loro un team multidisciplinare che probabilmente, come in questo caso ma anche in altri che abbiamo ben presente, non c'è mai stato. Quindi è anche un modo proprio per imparare a lavorare diversamente quando la problematica è complessa. Nessuno di noi può risolvere tutto a 360 gradi, questo lo sappiamo, ma in questo caso non potevamo comunque pensare solo al malato, e in questa prospettiva noi ci siamo posti, per cui abbiamo fatto degli incontri rispetto a questi operatori sul territorio per questo tipo di situazione. Io mi inserisco di nuovo, ma per amplificare un passaggio che secondo me è fondamentale, e mi inserisco sul concetto che avete ancora una volta indovinato la scelta giusta. Ma la scelta giusta ha un valore significativo, perché lì c'è un passaggio della comunicazione alternativa che in questa dinamica è stressante per la famiglia. Il burden di un caregiver si eleva all'ennesima potenza quando non si riesce a comunicare e quando un distretto non capisce l'importanza di un comunicatore a appuntamento ottico. Qui c'è il dottor Calegari che rende più ricca la multidisciplinarità del vostro gruppo, che secondo me è fondamentale. Mi riporta a memoria casi avuti in Puglia dove il comunicatore non veniva prescritto, l'intervento del centro ascolto si rivelò determinante. E mi riporta a memoria, io scusate se vi faccio questa mia, una delle tante mie, dei miei tanti vissuti, di una malata di Brindisi che era stata ricoverata in rianimazione, che voleva espressamente morire e non fare la tracheostomia. Riuscimmo a portare il comunicatore in tempi brevissimi, questa paziente nel giro di esattamente 10 minuti cambiò idea, accettò di fare il passaggio, la paziente ha vissuto per altri anni, però il comunicatore è un elemento che spesso non viene conosciuto dalla pochezza culturale, direi, dei distretti sociosanitari, la cui macchia di leopardo è un dramma che secondo me, io mi volevo inserire prima sul fatto che voi centro ascolto siete una competenza omogenea che andate a parificare la disomogeneità delle competenze nelle strutture sanitarie, e andate in un certo senso anche a far conto del fatto che i familiari molte volte hanno un'azione un po' variata. Ci sono quelli che reagiscono in maniera impulsiva e chiudono a riccio i distretti. Ci sono quelli che rimangono in silenzio e non portano qualità dell'assistenza a casa dei malati. Bene, il centro ascolto per me ha la funzione di omogeneizzare queste situazioni nelle quali ci sono dei vuoti e porta un beneficio non trascurabile. Allora, dico che effettivamente il primo scenario già è più completo, però a me voi mi dite qual è la regione e l'ASL in grado di fornire tutte le cose, io ci ritorno di casa. Posso parlare? La regione non aveva quasi niente. Non aveva quasi niente. La regione è stata posta nelle condizioni di dover mettersi in moto, però non aveva quasi niente. Quando abbiamo fatto la riunione con la comunità psicoeducativa che era stata individuata dal Tribunale dei Minori, abbiamo trovato una difficoltà di dialettica in quanto loro non capivano le tempistiche, perché loro avevano in testa un paziente che aveva una tempistica di almeno 10 anni, quando non è così. Quindi abbiamo dovuto accorciare le tempistiche decisionali e intervenire sugli snodi procedurali. Non è stato facile, perché qualcuno di noi è stato tacciato pesantemente con non poche parole amabili. Ma io credo che il problema è l'obiettivo. Se siamo tutti convinti che quello è l'obiettivo, ci mettiamo tutti insieme, e in genere la massa critica fa sempre, no? Una spinta, io non mi occupo di ambito sportivo, però insomma, una buona spinta la sa fare, e quindi si può. E noi partiamo dal concetto che è possibile, anche se non è sempre facile,
Altre domande? Siete stremati? Avete visto come in questi tre casi le dinamiche, le problematiche, soprattutto di tipo psicologico, affettivo, relazionale, siano state comunque molto forti e molto presenti. Quello che ci tenevo a dire è che Island negli ultimi anni ha cercato di promuovere al massimo la presenza sempre più capillare della figura dello psicologo in ambito territoriale. Sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, ma che di fatto sia più presente la figura dello psicologo, questo è così vero che negli ultimi anni noi psicologhe del centro d'ascolto abbiamo avuto un calo importante delle richieste e in questo caso siamo contenti, ecco, perché è un segnale di come si inizia a essere molto più presenti, anche perché di fatto gestire delle problematiche, delle dinamiche psicologiche senza poter interagire con una certa frequenza e anche di persona diventa sicuramente molto più complicato, quindi questo ci tenevo a dirlo.